La Digifast Multimedia Station integra sofisticate funzioni di calibrazione audio e video ed è soprattutto un riproduttore multimediale con un'interfaccia particolarmente curata, soprattutto graficamente, e consente di riprodurre contenuti salvati sui supporti di memoria all'interno dello chassis o nella rete locale oppure ancora in streaming, Netflix compresa. La parte più interessante è la possibilità di correggere le inevitabili interazioni dei diffusori con l'ambiente, sia in stereo e fino a 7.1 canali. Ascoltiamo Marco Cavallaro, sound engineer e installatore del Digifast. Sì, ok. Adesso praticamente quello che dobbiamo fare è fare mandare un segnale di misura per vedere che risposta ha in ambiente il canale sinistro. Qui abbiamo una risonanza imponente a 97 Hz circa, dovuta molto probabilmente al soffitto, e questa è un'altra risonanza in frequenza più bassa, quindi sicuramente una delle altre dimensioni della sala, opterei per quella, per la profondità, a 33 Hz. Adesso noi quello che cercheremo di fare per ottenere il miglior rapporto segnale rumore nell'ottenimento del filtro di correzione è quello di incominciare ad abbassare in maniera ovviamente molto approssimativa ma consistente queste due risonanze. Ok, questo qui è il nativo, questo invece dopo la prima sgrezzatura. Ok. E questa dopo la correzione. E questo è il canale sinistro, anteriore sinistro. Sì. Fammi vedere il destro. Il destro nativo. Ok. Dopo un minimo di correzione. Ok. Dopo la DRC. Fantastico. Il più bello sei tu. Comunque sto a fare un video, Tutti i canterini. Ho detto che sto facendo un video, quindi non bene. Sciogliete le righe, come dire. Vabbè, allora possiamo. Direi a questo punto, per la foto, ho avuto occasione di conoscerci.